Oh, quante scelte che ho, ma io voglio l'original taste. Posso prenderla? Cherry, vaniglia, cherry vaniglia, orange vaniglia, raspberry, lemon, lime. Vabbè, provo lime, dai. Come il peggior videoblogger assaggerò la Coca-Cola Lime, che non è mai stata commercializzata. Fa veramente schifo. Insiders, siamo ad Atlanta, stiamo andando a vedere un prodotto biologico di produzione locale che ho avuto il piacere di assaporare in questi giorni, che è la Coca-Cola, andando al Museum of Coca-Cola. Hey, what ticket please? Hey, 1960, where are you visiting from? Italy. Hey, welcome to Italy. Thank you very much. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the love of sweet Italy. Ho detto Italy. L'ho fatta vedere. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't. La sensazione è che comunque fondamentalmente hai appena pagato $19 per entrare in un grandissimo spot pubblicitario. Il signore ci ha fatto perdere più o meno mezz'ora, 40, non so quant'è, 10 minuti, è sembrato un'eternità, per raccontarci quanto la Coca-Cola sia molto più che una bibita, ma un simbolo pop della cultura americana, cioè un valore culturale. Ora stiamo entrando in una sala cinematografica. If you have strollers, you can just place it on the back wall. Siamo in un cinema, che figo, prima di entrare nel museo, ora ci fanno vedere uno spot. Il video introduttivo è stato molto bello, non era uno spot puro della Coca-Cola, purtroppo non lo facevano filmare, molto emozionante, anche per me, che sono un po' arido nel cuore. Condivideva grandi momenti, al centro di questi grandi momenti c'era o non c'era, o comunque c'era di mezzo la Coca-Cola, e comunque da oltre 100 anni fa parte della nostra vita. Questo serve a dare quella sentiment al brand, quel valore al brand, che va un pochino oltre l'essere una bibita. Non è una bibita, Coca-Cola è felicità, Coca-Cola è momenti da godersi, è momenti belli e condivisione, sharing, pasto. Questo video è obbligatorio e poi si passa a questa enorme sala. La cosa figa è che qui c'è questa enorme cassaforte con la chiave della Coca-Cola, dove c'è quella che è la grande chiave di marketing da sempre della Coca-Cola, ovvero la formula segreta. Che in realtà ormai è scientificamente dimostrato che non c'è nulla di segreto, Ci sono solo gli aromi di naturali, che non si sa in quale composizione sono, come in tutti i prodotti alimentari. Mi avevo la mascherina un secondo perché si è svuotato per fortuna questo posto, alcova di gente virulenta. Quella formula segreta, che è un po' come quando nelle nostre consulenze diciamo bisogna avere un proprio metodo di lavoro, una propria formula, una propria, ecco, questo già 100 e passa anni fa era un po' il marchio di fabbrica. È molto 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 trash, molto americano. Cioè è una cosa bellissima, cioè la ricostruzione dei dettagli della farmacia, cioè puoi andare nel aprire i cassetti, vedere cosa c'è dentro, fogli originali della farmacia e delle frasi. Per esempio qui c'è Pemberton, non ha solo introdotto una coca migliore, lui ha presentato al mondo la prima cola in assoluto, che poi un po' l'introduzione era un precursore degli energy drink, cioè la vita di città diventava stressante in America e serviva una bibita energetica zuccherata, che poi non lo dice il museo, ma in realtà Pemberton è stato costretto a vendere la formula a $500 a ASA, lo dico dopo e lo monto meglio, che invece puntò tutto sulla pubblicità e sul posizionamento. Sky
la formula contenuta nella cassaforte vale 2 billion dollars, 2 bills, io li amo alla follia, il nulla cosmico, bellissimo. Dopo facciamo delle riflessioni finali, perché questa deve essere una cosa utile anche per il vostro brand. Siamo ancora nella farmacia, questo era Pemberton che serviva Coca-Cola. Io, ecco, se fossi un farmacista oggi mi farei una farmacia così, di dare delle formule, di fare la consulenza. Eccolo qua, questo è il fondatore. Ciao Pemberton, grazie per la Coca-Cola. Quello che è un po' la questione che ha provato a ricreare la Mulino Bianco, con la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Bene, questo concetto è esteso nella cultura pop non solo americana, ma di tutto il mondo. Tutto il mondo beve Coca-Cola. La Coca-Cola è distribuita in tutti i paesi del mondo ed è piena di questi gadget memorabilia che vengono collezionati da secoli. Questa è la parte di imbottigliamento, perché nel mondo la Coca-Cola viene imbottigliata in maniera diversa in tutte le parti del mondo, tanto è vero che è una bevanda che comunque è adattata al mercato. Mi spiego meglio, la Coca-Cola, essendo imbottigliata in ogni paese in maniera diversa, ha dei sapori diversi. Questo perché? Perché per esempio in America le persone bevono bevande più zuccherate, quindi troverete una quantità maggiore di zuccheri rispetto a quella che bevete in Italia. E questo è normale, perché da sempre si è saputo che il sapore, il taste, non è uguale per tutti, il palato non è uguale per tutti. E quindi la Coca-Cola deve adattarsi a tutti i mercati. E questo è anche l'errore che fanno molte aziende quando si internazionalizzano, cioè non modificano la loro experience rispetto al paese in cui vanno a fare la cosa. Taste It è il posto dove si possono assaggiare tutti i gusti della Coca-Cola, perché dovete sapere che la Coca-Cola ha tantissimi gusti, molti dei quali non sono minimamente in commercio. Questo mi permette di parlare invece del grandissimo errore di marketing della Coca-Cola. È un errore che non è costato il fallimento della Coca-Cola solo perché si chiama Coca-Cola, può far cambiare nettamente lo sviluppo del vostro business. Perché se voi fate un errore come quello che ha fatto Coca-Cola, il vostro business fallisce. Perché la cosa corretta che ha fatto Coca-Cola, anche se alcune bevande le acquisite, è dare nomi diversi a brand diversi. Cioè c'è la Coca-Cola Company, ma l'aranciata non si chiama Coca-Cola Orange, si chiama Fanta. La soda non si chiama Coca-Cola Soda, si chiama Sprite. C'è un momento però di delirio dove il mercato andava in tendenza a dire Dio che farebbe bevande senza zucchero. La Coca-Cola, invece di inventare un brand focalizzato sulla bevanda senza zuccheri, ha fatto un macello, ha creato la Coca-Cola Light. Che cosa ha fatto creando la Coca-Cola Light? Non aveva lo zucchero, quindi era una linea di produzione diversa di fabbrica, ma non ha catturato una nuova persona. Chi non beveva Coca-Cola non veniva conquistato la Coca-Cola Light, ma anzi, chi beveva Coca-Cola magari decideva di passare alla Light, prima di tutto perché la parola light stava metacomunicando, cioè dicendo indirettamente la Coca-Cola non è light, quindi lanciava per la prima volta un messaggio negativo sulla Coca-Cola: guarda, la Coca-Cola non è light, però io ti do l'alternativa light. La seconda cosa è che sostanzialmente andava a dividere il proprio pubblico su due, quindi dovevi raddoppiare la linea di produzione, ma dimezzavi i clienti sulle due linee, quindi aumentavi solo i costi senza aumentare le vendite. Ma adesso andiamo alla parte principale, alla fine del museo, dopo che hai pagato 18 euro per farti fare una pubblicità pazzesca, bellissima, un'esperienza da parco Disney per una bevanda, tutto molto bello. Andiamo nello store e sarà difficile uscire senza neanche un prodotto. Purtroppo non abbiamo potuto filmare neanche nella sala dove c'entrava nel museo, dove c'erano a ciclo continuo tutti gli spot della Coca-Cola. Gli spot della Coca-Cola sono tutti delle lezioni di marketing da analizzare. Ma l'esperienza si chiude in uno store con la fila più lunga, che è proprio quella per acquistare un gadget. Io ho comprato questo vassoio. E la cosa bella è che alla fine di questa esperienza, che è un'esperienza di brand, il marchio, che è un marchio che fa parte della vita di molte persone, è ancora più vicino e c'è una maggiore fidelizzazione. Questo perché questo museo non è la celebrazione della Coca-Cola, è la celebrazione della cultura pop americana, della quale la Coca-Cola è uno dei principali, diciamo, attori. Questa puntata di Insiders è tutto. I like to hear the world to sing in perfect harmony. I like to buy